Pronto? Oh, ok, benissimo. Allora, aspettiamo che si accomodano tutti e cominciamo questa seconda parte della giornata. I protagonisti della mattina sono stati in assoluto i nostri docenti che hanno fatto la classifica dei social network della PA abruzzese. E dopo questo intervento ci sarà un altro momento molto bello con Instagram per la pubblica amministrazione, con una sana dose di fiducia nelle nuove generazioni e di follia. Dopo che abbiamo preparato con i ragazzi tutti, ho detto vabbè, mo siamo a posto, ho fatto ricerche, analisi, slide, voglio l'elemento di disturbo, di novità, quindi fate un po' come vi pare. So che mi hanno preso la lettera, quindi ci sarà qualcosa di straordinario che nemmeno io so. Non lo so cosa faranno oltre alle cose classiche, ma mi fido perché so che sono assolutamente brillanti. Allora, iniziamo questo pomeriggio con l'intervento Le fake news, profili di filosofia del diritto, ospite, anche se è di casa, quindi un ospite relativo, insomma, questa è casa sua, il professor Guido Saraceni della facoltà di giurisprudenza, docente di filosofia del diritto e informatica giuridica, presidente del corso di laurea magistrale in giurisprudenza. E qui la presentazione accademica è conclusa, precisa e seria, ma oltre per i suoi meriti e studi scientifici e accademici, oggi è qui anche nella doppia veste. Come ti dicevo prima, stamattina non sapevo come descriverti, ti ho detto, è il... Vediamo un'altra metafora. Ecco, vabbè, stamattina ho detto, è la Chiara Ferragni dell'università, ecco, ma non lo so se... Non lo so, però un modo per dire che oltre all'attività accademica, lui è da molti anni nei social network, non ci sta normalmente, ma ci sta anche perché ormai è diventato, ha un seguito molto molto grande, ed è diventato, come ti posso dire, un influencer? Guarda, sì, non lo so, poi... Non so se questo funziona, sì. Sì. Ogni tanto mi chiamano il Burioni del diritto, se devi fare un paragone con qualcuno. Il Burioni del diritto mi piace. Però sì. Il Burioni del diritto mi piace molto. Ma a parte questo, insomma, è chiaro che una figura, una personalità come quella del professor Saraceni ci stava benissimo oggi, perché noi siamo comunque l'università, siamo una pubblica amministrazione, ma della formazione e dello studio ne facciamo la nostra ragione di vita, ma oggi si parla anche di social network, quindi il suo punto di vista è assolutamente perfetto, crediamo noi, in questa giornata. Vedete in basso nelle slide la pagina Facebook di Guido Saraceni. Oggi si è messo anche in logo con la cravatta, quindi siamo perfettamente in linea. Scrive tante cose, immagino che tantissimi di voi lo conoscano già, lo leggono, lo so, perché molti già, e ha un discreto numero di una community, diciamo, abbastanza alta. Beh, 140.000 persone, diciamo, noi della PA li vorremmo, i tuoi follower, non ci dispiacerebbe. Anche se questa mattina, ragionando in termini di PA, abbiamo detto anche che non necessariamente il numero dei follower è sintomo di bontà, perché magari poi i ragazzi ci faranno vedere degli esempi di comuni piccolissimi con pochi follower ma che raggiungono al 100% l'utenza. Innanzitutto una curiosità, come è nata questa cosa dei social network e come si è intrecciata nella tua vita accademica? E intanto io volevo ringraziarti per questo invito che mi hai rivolto a essere qui con voi oggi. Sono veramente onorato di avere questa platea. Non sono a casa mia, nel senso che ovviamente io sono un giurista e, come dicevi tu prima, adesso presidente del corso di laurea. Sono 20 anni che lavoro qui come filosofo del diritto, cioè sono arrivato nel 2000 qui come assistente, poi sono diventato ricercatore, poi professore qui, sempre come filosofo del diritto e professore di informatica giuridica, quindi sono veramente onorato del fatto che mi abbiate invitato qui a parlare di altro, ecco, diciamo, rispetto a quello che faccio normalmente a livello accademico. Fuori dall'università
la mia seconda vita, il mio secondo profilo, se vogliamo, diciamo, usare un'espressione appunto consona a quello che stavi dicendo. Mi capita invece di parlare spesso di social network, di social media, di comunicazione digitale. Ho fatto un TEDx a Vicenza su questo argomento delle fake news, sono stato al convegno della Società Italiana di Informazione, perché appunto c'è questa pagina pubblica che tu adesso hai citato, tra l'altro dicendo una cosa molto vera, che avere un alto numero di like sulla pagina, perché non è neanche corretto chiamarli follower per Facebook esattamente, ma avere un alto numero di like sulla pagina non significa poi che la pagina effettivamente abbia una portata. Diciamo, la mia fortuna è che quella pagina piccola, perché 140.000 è tanto, ma insomma relativamente, ecco, no? Tutti sappiamo che Matteo Salvini conta con 3 milioni e 300 mila like sulla sua pagina pubblica, Mentana ha superato il milione, la Lucarelli ha superato il milione da tempo, no? Quindi ovviamente 140.000 non è un numero così elevato. La cosa curiosa e interessante di quella pagina di cui parleremo in questo incontro, tra le altre cose, è che da quei 140.000 riesce a fare un milione, è capitato 3 milioni e mezzo di visualizzazioni. Quindi supera di molto quella che è la sua portata, ecco. L'ha fatto la primissima volta, erano 840 quando è iniziato tutto questo, così arriviamo anche alla tua domanda, insomma, no? E prima però di rispondere, apro soltanto una piccola parentesi, volevo chiedere scusa alle persone che hanno parlato questa mattina e a quelli che parleranno dopo di me, perché io purtroppo ho incastrato questa conferenza qui con altri impegni. Domani devo andare a Milano, da Milano vado a Vercelli, poi torno a Milano, poi ritorno a Roma, insegno a Avezzano, lunedì mattina alle 8 sto a Avezzano. Quindi è tutto un giro, diciamo, tra tante città. Monia lo sa perché appunto diceva sono a casa, lavoro qui. E allora non ce l'ho fatta essere qui prima questa mattina, mi dispiace perché ho visto che era un discorso molto interessante. Siamo in streaming, poi ci puoi riguardare su YouTube con calma la sera, vedi? Esattamente, esattamente. Quindi anche, e anche i ragazzi che seguono, scusatemi, non è veramente per cattiveria, ma proprio non riesco a fermarmi, quindi dopo devo, anche perché stiamo organizzando il Cooperative Learning Day, tu sai, no, che queste cose richiedono tutta una serie di attività. Detto questo, di cui veramente mi scuso con voi, com'è nata questa attività? Questa era la domanda che mi facevi. E quindi parliamo di me in prima persona. È nata qui, cioè nel senso che la colpa o il merito è vostra, cioè degli studenti dell'Università degli Studi di Teramo, dell'Università degli Studi di Teramo, perché io avevo una pagina pubblica, questa che vedete appunto, su Facebook, l'avevo aperta mi sembra nel 2012 probabilmente, e mi serviva per parlare con i ragazzi, cioè essenzialmente era pensata per gli studenti e lavorava esclusivamente con gli studenti. Il senso era: se domani non posso andare a lezione, lo scrivo prima sulla pagina pubblica rispetto a fare l'avviso sul sito, che comunque faccio, però lo metto sulla pagina pubblica perché arrivo prima ai miei studenti. Oppure, se durante la lezione cito Heidegger, ovviamente già quando dici Martin Heidegger metà della classe inizia a dare testate sul banco perché ti chiede come si scrive, no? Poi se citi il tedesco è ancora peggio. E allora l'idea era: le citazioni in tedesco e in inglese, ragazzi, non vi preoccupate, le trovate sulla pagina pubblica. E quindi loro il pomeriggio andavano a vedere queste cose, oppure se fai riferimento a un film. Io ormai inizio ad avere una certa età, un tempo i miei studenti avevano visto tutti i film che avevo visto io. Cosa però che oggi abbiamo preso in questa, si dice? Questa piega di l'età, sì. L'età. Così. Allora, direi di no. Come no? Cioè, nel Vabbè. Senso... Cioè i miei 40 e circa anni ce l'ho, capito? Allora, che succede? Che tu prendi le distanze dagli studenti piano piano. Quando ho iniziato avevamo più o meno la stessa età con i ragazzi, 5-6 anni di differenza. E adesso quando cito un film non è detto che l'abbiano visto, ecco, anzi normalmente non l'ha visto nessuno, cioè è la preistoria, capito? Mi guardano come si guarda il nonno, dice povero professore. Allora su quella pagina io mettevo i trailer dei film di cui parlavo a lezione, quindi prendevo da YouTube il trailer per dargli un po' un'idea, o le scene, i link su Amazon o su IBS per comprare libri, perché magari qualcuno voleva andarsi a leggere Canetti, lettura consigliata, Massa e Potere, ti metto il link così te lo vai a vedere. E fino a qua.
era una pagina piccolissima con 840 persone che la seguivano. Un giorno vengo a fare lezione qui a Teramo, finisco la mia lezione di informatica giuridica, era il 30 novembre del 2014, torno a casa, qui ho un appartamento a Teramo, pulisco casa, preparo tutto per andare a Roma, è una bella giornata di sole peraltro, prendo il cellulare, vedo che su Facebook sta girando un avviso, un hoax, tecnicamente si chiamano hoax, sono degli scherzi che diventano virali e che coinvolgono gli utenti per fare in modo che gli utenti facciano o non facciano qualcosa. Il primissimo hoax risale ai tempi di Windows 95, sistema operativo Microsoft che ha fatto la storia, tutti ce lo ricordiamo. Girava una mail in cui si chiedeva agli utenti di cancellare un file system, un elemento del file system, perché questo elemento del file system aveva un'icona a forma di ragno e quindi diceva la mail, attenzione, questo lo devi cancellare perché è un virus, ovviamente non era un virus. Allora controllo, dicevo, Facebook e vedo che sta girando un hoax che dice attenzione, 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 da domani tutti i tuoi dati saranno di proprietà di Facebook e quindi se non copi e incolli questa cosa sulla tua bacheca che hai sensi del trattato di Roma, eccetera, eccetera, la tua privacy sarà definitivamente violata e perderai ogni tipo di protezione. Lo leggo, vedo che lo stavano condividendo tutti, anche colleghi, avvocati, studenti, era ovunque questo avviso, questo hoax. E vi devo dire la verità, noi oggi sorridiamo perché l'abbiamo visto tante volte, cioè ormai ogni 2 anni riparte questa catena, no? E però all'epoca, nel 2014, non era così chiaro che fosse finta quella cosa, tanto che appunto in tanti abboccano. Io lo leggo, mi basta pensare un attimo alle fonti citate a livello normativo per capire che non c'entrano nulla con la privacy, che è tutto finto, e dico adesso voglio scrivere una cosa per i miei studenti, idea, e voglio che ridano. Cioè io mi immagino la faccia di alcuni dei ragazzi dell'epoca, che ancora siamo in contatto sui social, quindi so anche i nomi proprio esattamente a chi ho pensato, e volevo farli ridere. Quindi dico adesso scrivo una cosa da ridere per questa storia che mi sembra veramente una sciocchezza e tutti abboccano, no? E allora scrivo avviso agli studenti di informatica giuridica, chiunque tra di voi avesse condiviso sul proprio profilo il disclaimer a tutela della privacy è pregato di chiudere l'account Facebook, onde evitare di fare danni a cose o persone, lasciare per sempre la facoltà di giurisprudenza e iscriversi a Scienze degli Snack al Formaggio. Oh. Andiamo male ragazzi, molto molto male. E lancio l'invio di questa cosa qui, con estrema leggerezza, se volete anche troppa, comunque la pubblico dicendo vabbè, se va bene i ragazzi si fanno 4 risate, sono contenti, poi ne parliamo a lezione, gli spiego la privacy, la tutela della privacy, eccetera, eccetera. I social network, tutti argomenti del corso. Pubblico questa cosa qui e poi inizio a vedere i numeri. I numeri che crescono, girano, i like, le condivisioni, le visualizzazioni. E mi ricordo la sensazione di sorpresa del tipo si è rotto qualcosa. Qualcosa ho rotto, no? Perché non funziona, non è possibile, no? Cioè che tu fai 1000, 2000, 3000, 4000 like, abituato a una pagina che ne fa 10, 20 e tante condivisioni, no? Mi ricordo la sera a Roma, appunto, ero sul divano con mio padre, stavamo guardando la partita, dico, papà, una cosa che ho scritto oggi su Facebook ha fatto 250.000 visualizzazioni. Cioè, che hai scritto? Niente, che ho scritto che... Si tratta di un hoax, ho spiegato alle persone che, insomma, l'avviso, eccetera, eccetera. Dice, vabbè, ma è così, dico sì, è così, ho fatto una battuta, allora lascialo. Perché per lì io pensavo anche forse lo devo cancellare, cioè nel senso, non lo so che cosa sta accadendo. Questa cosa, questa valanga è andata crescendo, ho ricevuto le proteste di molti avvocati anche in quel periodo che mi scrivevano dicendo come si permette lei... da dietro la sua cattedra noi abbiamo consigliato di farlo perché non possiamo sapere, no? È facile la vita del docente universitario, cioè persone che si arrampicavano sugli specchi per difendere una catena palesemente insensata
Il giornale La Repubblica scrive alla direzione di Facebook per avere conferma del fatto che si tratti di un hoax, cioè per capire se ho ragione io o hanno ragione quelli che lo condividono. E questo mio avviso agli studenti finisce un po' ovunque, no? Mia madre lo trova su Donna Moderna, cioè mi telefona dopo 2 o 3 giorni e dice: guarda, sei su Donna Moderna, perché questa cosa, esatto. Il top, diciamo, di questa vicenda è stato in quella settimana, quando sono andato a fare lezione appunto ad Avezzano, e scendo dalla macchina, esce la segretaria della sede: hai visto Selvaggia? Io no, non ho idea di chi tu stia parlando, ho detto adesso molto semplicemente tra di noi. Selvaggia, Selvaggia. Selvaggia aveva ripreso questo avviso, l'aveva condiviso anche lei sulla sua pagina di Facebook, e insomma lì già avevo superato il milione di visualizzazioni, ma ovviamente questo le ha fatte anche crescere. L'ha fatto Gene Gnocchi, che aveva il rompipallone, no? Cioè tutta una serie di altre pagine, non so se commenti memorabili anche, ma questo tipo di pagine qui, si sono prese questo avviso, se lo sono messe lì, e così quegli 840 sono diventati 5.000, ecco, diciamo, così è iniziata la crescita di questo blog. Io poi ho aperto un blog, dopo un mesetto ho aperto un blog, ho capito che volevo insistere, perché poi mi sono posto anche il dubbio, ma è il caso di... Ho capito che volevo insistere, che mi interessava questa cosa per tanti motivi, e a seguito di quel primo avviso agli studenti di informatica giuridica ci sono stati altri post che sono diventati virali. Uno era sul governo eletto dal popolo, per esempio, quello ha fatto 3,5 milioni di visualizzazioni. Sapete questa storia, l'ennesimo governo che nessuno ha votato, il governo non eletto dal popolo, che insomma ci ha massacrato per un certo periodo. Anche lì ho fatto un avviso, ma era agli studenti di diritto costituzionale, per spiegare che il governo non viene eletto dal popolo, insomma. Non sono mai diretti ai miei studenti questi avvisi, la domanda che mi fanno più spesso dice: ma i ragazzi sanno tutto benissimo, però è un espediente retorico quello dell'avviso agli studenti, che poi porta un certo tipo di risultato. Quindi in quell'occasione, come in altre più o meno divertenti e sarcastiche, perché poi ahimè anche in occasione di cose più tristi mi è capitato di diventare virale, in questi 4 anni la pagina è andata crescendo e adesso ha questi 140.000 like, che le consentono per fortuna di avere un seguito vero, perché non sono comprati, non sono finti, non sono dovuti a sponsorizzazioni, sono effettivi, reali, e interagiscono in maniera reale. Ieri ho fatto una battuta su Renzi, io non lo faccio mai, non perché abbia chissà quale simpatia per Matteo Renzi, facevo battute sul governo Renzi quando c'era Renzi, cioè mi capita di scherzare anche. Adesso che c'è un altro governo faccio satira e coinvolgo spesso l'altro governo, diciamo, no? Ieri, dopo tanto tempo, ho fatto una battuta su Renzi, è intervenuta Matilde Renzi sulla bacheca per dire la sua, con estrema simpatia, insomma, in maniera molto dolce anche, abbiamo scambiato due battute. Cioè mi sorprendo ancora di quello che accade, perché io non mi aspetto che un mese fa scrivo una cosa su MasterChef e interviene un concorrente di MasterChef, per dire. Cioè di avere quel tipo di, tu hai visto, c'è la pagina di ADN Cronos, una delle cose buffe che mi è capitata un annetto fa, Fedez mette la foto della Ferragni, visto che tu l'hai citata, col pancione, e io scrivo un post dicendo che ogni volta che ho ospitato agenti della polizia postale nei master che ho fatto qui sulla sicurezza informatica, hanno sempre detto: non mettete foto dei minori sui social network, perché ogni volta che facciamo un sequestro di materiale pedopornografico troviamo cataloghi presi dai social. Ed è pericoloso, perché da un social tu sei in grado, da una foto, di capire dove è stata scattata, dove va il minore, chi lo accompagna, a che ora ci va, è solo, non è solo, cioè tutta una serie di dati che, ad avviso della polizia postale, che forse qualcosa ne sa, io suppongo, poi magari molti non sono d'accordo, ognuno ha le sue idee, però ad avviso della polizia postale non è il caso di farlo. Allora ho scritto il mio post, tranquillo. Il giorno dopo ADN Cronos riprende questa cosa, il professor Saraceni e Chef Rubio contro Fedez, perché Chef Rubio anche aveva fatto la sua parodia di questa storia qua. Diciamo che non mi hanno ascoltato, perché poi... No, figurati.
come si chiama? Leone è il bambino, sì, credo più instagrammato. Fa il suo profilo, no? Se non è, sì, ce n'ha diversi, insomma, non ti hanno ascoltato. No, assolutamente non ci hanno ascoltato. Però ecco, così è nata, come mi dicevi tu, questa cosa, e così va avanti un po', spacca la mia vita tra l'attività qui come docente e un'attività privata, se vogliamo. Questa curiosità la spacca la vita, no? In realtà possiamo dire, se dovessi semplificare, che questa attività è nata come formazione, anzi come innovazione, la didattica, come si potrebbe chiamare adesso. E di fatto è così, perché al di là del metro, che è satirico, cioè comunque ironico, simpatico, comunque appunto sei un promotore della, in questo caso, della legge, della norma, quindi si può fare anche in questo modo attività accademica, attività di formazione, e quindi, tornando al discorso delle fake news, diventi in automatico un garante della corretta informazione, un combattente delle fake news. Sì, io penso che tu abbia detto tutte cose corrette, però mi dai occasione di chiarire un po' questo discorso interessantissimo. Abbiamo pensato con Monia di fare un po' un botta e risposta per evitare di fare una cosa noiosa, ma poi ci sarà spazio per le domande, sì, se volete. Allora, io garante dell'informazione... giuridica, almeno, insomma, giuridica, quella che è il tuo ambito. Sì, allora, a livello giuridico mi capita che mi scrivano per chiedermi di spiegare delle cose, perché ovviamente le persone si fidano della mia competenza come giurista, e questo lo trovo bello, diciamo, no? Nel senso, vi ricordate, ci fu il delitto Foffo tempo fa a Roma, no? Due ragazzi, drogati, ubriachi, ne torturano un terzo e lo uccidono. Il giorno dopo l'avvocato difensore, credo in una di queste trasmissioni, di quelle della D'Urso, non so, esce fuori la notizia che l'avvocato chiederà l'infermità mentale. Si scatena l'inferno sui social network, ovviamente. E un personaggio noto su Twitter, che si chiama Il Triste Mietitore, è un account molto seguito su Twitter, fa un meme in cui dice: non ho mai capito perché in Italia, se commetti un delitto da ubriaco, ti danno un attenuante e non un aggravante. E questo meme fa 400.000 visualizzazioni, retweet e così via. È pericoloso, cioè è pericoloso che le persone si possano convincere, perché lo leggono su un social, del fatto che da ubriachi hanno l'immunità o hanno un attenuante, quando è esattamente il contrario. Cioè il codice dice molto chiaramente che se tu volontariamente ti sei ubriacato o drogato e poi hai commesso un omicidio, un delitto, il delitto è aggravato perché tu volontariamente ti sei messo nell'incapacità di intendere e di volere. Ma la gente questo non lo sa, e se legge Il Triste Mietitore si fida del Triste Mietitore. Se legge l'ennesimo governo che nessuno ha votato, pensa che il governo possa essere o debba essere votato. Se legge Da domani tutti i tuoi dati saranno di proprietà di Facebook, ci crede. E quindi poi, quando ha pubblicato l'avviso, pensa che la propria privacy sia tutelata dal fatto che ha pubblicato quell'avviso. Allora scambia cose che non dovrebbe scambiare con altre persone, no? Quindi il fatto che chi ha una competenza, Burioni, quella medica, a me poi, diciamo, appunto, questa cosa che ogni tanto mi dicono, il Burioni del diritto non mi piace, come la Ferragni ancora meno, però il Burioni del diritto non mi piace perché siamo molto diversi, lavoriamo in maniera molto diversa, e peraltro io ho iniziato molto prima a fare questa sorta di debugging, però in termini giuridici. Comunque la verità è quella: chi ha una competenza e può diffondere notizie sulle cose che sa, corrette, per chiarire, guardate che la Costituzione dice così, il Presidente della Repubblica sceglie un Presidente del Consiglio incaricato, non Premier, che già il Premier non esiste, no? Cioè ovunque noi troviamo frasi, parole che non hanno nessun senso, reato penale, cioè il reato è penale, non è che c'è, cioè, il reato non penale, non esiste. Quindi ovunque siamo assaliti da concetti completamente sballati, non parliamo della legittima difesa, eccetera, perché qualcuno ci gioca su questo, cioè sul fatto che può prendere in contropiede le persone e quindi proporre idee, i famosi 35 euro che i migranti si mettono in tasca, i migranti negli hotel, gli italiani nelle roulotte, no? Guardate che, cioè, il governo è nato così, non c'è niente da fare con questo tipo di onda mediatica. Allora, se uno può portare chiarezza con i suoi mezzi, molto umilmente, senza ovviamente pretendere di essere la verità,
ma spiegando cos'è un referendum, che cos'è una legge, quali sono i ruoli. Io credo che questo sia un dovere civico prima ancora che accademico, cioè come cittadino provi a tenere la rete pulita. Poi ci sono modalità sexy per farlo, perché ovviamente se tu ti metti lì e scrivi in base al GDPR che è stato approvato in data, se l'articolo 5,4, l'esegesi ermeneutica rispetta la dottrina, non legge nessuno, cioè non ha senso. Devi capire dove sei, no? Prima regola, qual è il contesto? Si scrive in un contesto, si scrive per un pubblico. Allora, l'idea è, se trovi un modo sexy per fare in modo che le persone siano attaccate a quello che dici, e quello che dici è vero, hai il dovere di farlo, come fa appunto Burioni in maniera diversa, o come fa Enrico Mentana in maniera diversa. Provi a mettere ordine in un mondo molto complicato e ti becchi spesso ondate, per non usare l'altro termine, no, che sappiamo, ti becchi ondate di insulti, di minacce di morte, eccetera. Sulle ondate me lo tengo dopo, perché c'ho una chicca fantastica su questa cosa. Ma ti chiedo due cose prima, due curiosità. Uno, c'è avuto più... No, mi sentono bene. Da filosofo del diritto, come ti spieghi poi che in realtà uno, secondo te, possa prendere sul serio una considerazione sul referendum da un account che si chiama magari Triste Meditore? Cioè, perché secondo te? È una questione di leggerezza, poca informazione, velocità? Filosoficamente che succede secondo te nella mente delle persone e cadono nella rete delle fake news? Ecco, questo, esatto, questo è proprio l'argomento delle fake, no, in sé, cioè perché Fragolina 78 scrive che nessuno ha votato Renzi e tutti, è vero, non l'abbiamo mai votato, maledetto, è un usurpatore, no? Oppure l'impeachment per il Presidente della Repubblica, non c'è in Italia nessun impeachment e il Presidente della Repubblica può essere messo in stato d'accusa solo per alto tradimento o attentato alla Costituzione. Dannazione, no? Però che cosa è accaduto? Quella cosa dell'impeachment ha fatto subito il giro del mondo, ecco. Perché diamo retta a Fragolina 78? Il problema è che viviamo immersi in un flusso informazionale che ci porta in overdose, cioè viviamo in un overload informazionale continuo, per cui se siamo in attesa che il semaforo diventi verde, andiamo a vedere quello che dice il cellulare. Siamo in chiesa, guardiamo il cellulare. A lezione, io devo dire agli studenti, via i cellulari, altrimenti la mia lezione non l'ascoltate. Allora, in qualsiasi momento veniamo raggiunti da una moltitudine impressionante di messaggi che sono eterogenei per quanto riguarda la fonte. Una cosa arriva dal mio amico, una cosa arriva da uno sconosciuto, una cosa arriva da WhatsApp, una cosa arriva da Facebook, una cosa arriva da Instagram. Per quanto riguarda il contenuto e per quanto riguarda la forma, uno è un video, uno è uno scritto, uno è un meme. Allora, forma eterogenea, contenuto eterogeneo, fonte eterogenea, tutto questo abbassa la soglia dell'attenzione, perché io peraltro sto aspettando che diventi verde il semaforo. Quindi, con una soglia dell'attenzione bassa, è più facile che tu arrivi, se sai come venire a toccarmi, no? Perché il tema mi interessa, perché il tema mi piace, perché sono già convinto del fatto che ci siano troppi immigrati in Italia. Cioè, guarda che i dati dimostrano che in Italia ce ne sono di meno che in Germania. Non è vero. Come non è vero? Cioè, non è vero rispetto a cosa? L'emergenza femminicidio. Parliamo del femminicidio, certo, è un tema importante, per carità, facciamo tutte le campagne che volete, ma i dati sugli omicidi in questo paese li vogliamo vedere prima? Hanno un senso questi dati? Oppure è roba così campata in aria, no? Eppure c'è una seconda verità, ormai giustamente molti miei colleghi parlano dell'epoca della post-verità, c'è una seconda verità che si è andata sovrapponendo a quella fatta di numeri, di ricerche, di elementi scientifici e si basa sul sentito dire, quello che Heidegger chiamava appunto il chiacchiericcio, no? Che ormai è sui social network, cioè fatta di questo chiacchiericcio querulo, informato, in cui tu dai retta a quello che vedi, un po' perché già ci vuoi credere, un po' perché l'ha detto un tuo amico. Sapete qual è uno degli elementi cardine delle fake, degli hoax di sempre? È questo famoso copia e incolla non condividere. Cioè alla fine del messaggio trovate copia e incolla non condividere. Adesso è un po' che non girano più, ma quello era l'elemento strutturale fino a qualche tempo fa. Perché se io faccio una condivisione, tutti sono in grado di risalire al primo e quindi si sa chi è stato a mettere in giro un certo messaggio.
Se io invece ti dico copia, incolla, non condividere, il messaggio graficamente è più forte, cioè è più nitido, e poi sembra che lo sta dicendo Monia e non che l'ha detto un amico di un amico di un amico. E siccome Monia è amica mia, perché io la vedo quando vado a comprare il giornale, abbiamo fatto l'elementare insieme, è la mia vicina di casa, la fiducia è molto più forte, l'ha detto Monia. Allora mi fido di Monia e copio e incollo sulla mia bacheca. Prima di Natale, 2 anni fa, il marito di una mia ex compagna di liceo, prendo una foto presa da mamma, ho perso l'aereo, avete presente tutti il film, no? Ci sono 2 ladri in quel film, prendo una foto dei 2 ladri di mamma, ho preso l'aereo, ci sono tantissime fake basate sulle foto, di questo pure magari parliamo un attimo dopo, la mette sul suo profilo privato di Facebook e scrive: attenzione, per chi vive a Roma, ci sono questi 2 rumeni che vanno in giro a dire che devono sistemare il vostro contatore del gas, ma sono 2 ladri. Mi scrive, dopo una settimana ha fatto 1 milione di visualizzazioni. Allarmato perché non sapeva che cosa fare. Lui stava scherzando, tra persone che ci sono cascate in pieno e persone che hanno capito che le stava trollando, e quindi chi scherzava, chi prendeva in giro gli altri, quel messaggio è diventato virale, perché la gente ci crede. Le fake fatte di foto. La foto è una prova. Per anni noi abbiamo visto la zia, la nonna, la nipote della Boldrini, la sorella della Chienge, la figlia adottiva, tutti questi figli e parenti, erano foto di personaggi famosi, attori, persone che non c'entravano nulla, e sotto c'era scritto: questa è la nipote della Chienge, guadagna 300.000 euro al mese per prendere il caffè al bar sotto casa, condividi se sei indignato. E su questo indignato hanno fatto una carriera politica. Forse c'era una persona che ha alzato la mano, possiamo far intervenire subito? Facciamo come ci pare. Allora, se i ragazzi mi danno una mano col microfono. Prova. Sì, ok. Vai. Salve, Fabio Sciarra, ufficio stampa della Regione Abruzzo. Fermo restando, è encomiabile il lavoro che lei fa ed è molto interessante, nulla da dire. Però, essendo stata una delle persone che ha avuto la fortuna di usare internet dal 95, quindi dalla nascita di internet, quindi le hoax, le bufale, diremo in italiano, credo sia la traduzione esatta, le vivo da sempre, no? Mi sono sempre chiesto una domanda, prima ancora di Facebook, se questi problemi non riguardino, sono temi della comunicazione umana, a prescindere dal mezzo, oppure lei li ha riscontrati solo su Facebook. Esplico il mio pensiero ancora meglio, cioè le fake news, per la mia professione ogni mattina io ho la rassegna stampa, le riscontro delle volte anche sui giornali, e forse non è un problema più grave che i giornali, avendo perso un po' anche i lettori, anche il senso del mestiere giornalistico, la deontologia che garantisce al lettore non la verità assoluta, ma una lettura dei fatti che però partono da una base reale, e non sia quello il valore, cioè i giornali riscoprano questo valore anche per istruire la differenza tra un chiacchiericcio e una notizia casomai commentata con una narrazione che può differire chi ha sensibilità di destra, di sinistra, perché io credo che oggi i giornali siano addirittura in questo momento ancora più pieni di fake news che non dei social network, con la differenza che la fake news presa da un giornale che sento nel titolo tutte le mattine, rassegna stampa, mi bombarda, mi ripete sempre questa notizia, non ha alcun commento che mi dica attenzione, questa notizia è falsa, attenzione, questa notizia non è vera, perché ogni cosa può essere appunto ha dei rischi e dei valori aggiunti. Sui social almeno qualcuno può dire, poi rimarrà inascoltato, però può avvertire attenzione, questa notizia è completamente falsa. Grazie, no, questo è un discorso profondissimo e molto complicato, perché il problema è, se ho capito bene quello che diceva Sciarra, il problema è
Se questi sono temi della comunicazione umana in generale, che poi appunto ha spiegato, ha approfondito, o problemi esclusivamente legati alla comunicazione digitale. E poi ha aggiunto, ma insomma anche i giornali cadono vittime delle fake, quindi, e ha detto delle cose verissime, cioè non è che le fake nascono con i social network, quindi sicuramente, e infatti questa è una cosa che vado sempre ripetendo quando ne parlo, il problema della notizia falsa non l'ha inventato internet, siamo d'accordissimo su questo. C'è dietro quello che ha detto lui tutto il problema della differenza tra un mezzo di comunicazione di massa, come può essere un giornale, una radio, una televisione, che prevede un mediatore culturale, cioè un direttore responsabile che dice questo si può pubblicare, questo non si può pubblicare, e che è un sistema di broadcast rispetto a un mezzo di comunicazione per le masse, come è internet, che non prevede un mediatore culturale, non è un sistema di broadcast. Quindi sicuramente sono problemi della comunicazione umana, senza dubbio, nel senso che mio cugino mi ha detto che è antecedente rispetto a Facebook, mio cugino una volta mi ha detto che è morto, no? Cantava Noelia e le storie tese qualche tempo fa. Ecco, la bufala, la sciocchezza, la notizia falsa sono molto antecedenti ovviamente rispetto ai social. Però il fatto che il social sia uno strumento di grande democrazia che dà a tutti la possibilità di esprimersi e di diffondere il proprio pensiero bypassando il mediatore culturale, quindi io non sono andato a bussare a un direttore di una radio o di un giornale o di una televisione a dire mi fate dire che questa cosa è falsa, ho preso e l'ho detto per dire no, continuo a fare così, no? Come altri. Allora questo è grande strumento di democrazia e di libertà, ma anche di responsabilità. Perché significa appunto che si possono creare delle ondate incontrollate di persone che dicono cose sbagliate, false, e lì non c'è nessuna possibilità di porre un rimedio. Anche giuridicamente, se io ho un giornale che dice qualcosa di falso, ho degli strumenti giuridici per attaccarlo, se non altro per farmi risarcire. Beh, insomma, c'è una responsabilità molto chiara, anche penale, del direttore di un giornale, per cui ovviamente la diffamazione è diffamazione, si può commettere a mezzo stampa, a mezzo internet, ma sempre diffamazione è. Quindi ho una possibilità di rivalsa maggiore rispetto allo strumento informatico che, come sapete, grazie all'interfaccia, ai profili fake, all'intervento degli hacker, a tutta una serie di cose, ti consente magari di muoverti un po' più nell'ombra. Però, tornando alla domanda che faceva Sciarra, sono problemi della comunicazione umana, non sono problemi esclusivamente della comunicazione digitale. Dal mio punto di vista, questo problema della comunicazione umana è stato amplificato dall'avvento dei social, nel senso che i social hanno amplificato questa possibilità che avevamo anche prima di diffondere falsità, dando a chiunque la possibilità di pubblicare e di sfruttare i profili in maniera più o meno maliziosa, perché noi poi ci mettiamo sempre dalla parte dell'utente normale, ma insomma avete tutti visto il documentario che ha girato Ruotolo su Salvini assieme all'hacker che spiegava il metodo della bestia, no? Ruotolo è questo giornalista che, come sapete, da poco ha avuto un problema con la sua scorta perché gli era stata revocata. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo l'anno scorso ad Avezzano in un convegno sulla legalità, abbiamo pranzato poi con la scorta, lui purtroppo è sotto scorta perché è stato minacciato da un importante camorrista. Ultimamente lo trovate sui social, lo trovate su, facendo una ricerca su un qualsiasi motore di ricerca, ha fatto un documentario con un hacker in cui ha spiegato in che modo si può provare a manipolare il flusso di dati su un social network e quindi a cavalcare EdgeRank, che è l'algoritmo di Facebook che decide quale notizia va in cima alla tua home page e quanto tempo ci resta. Chi governa le informazioni governa il mondo. Il dato di fatto è che se una persona conosce EdgeRank e riesce a cavalcare EdgeRank, sposta gli equilibri politici in un paese. E noi, qui in Italia, questa cosa la stiamo vivendo sulla nostra pelle, perché senza internet il Movimento 5 Stelle non sarebbe mai nato, non sarebbe esistito senza il blog. Salvini, senza i suoi 3.300.000 follower, non sarebbe nessuno nella politica italiana. È riuscito a sovvertire gli ordini, i rapporti di forza rispetto al più grande editore italiano,
che per 20 anni ha governato anche grazie alle sue reti radiofoniche, televisive, giornali, eccetera, 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 perché è diventato lui il media e quindi non ha bisogno di Canale 5, Rete 4, Italia 1, ma comunica da solo. Trump che dice io non parlo più con i giornalisti, vado solo sui social. Cioè è una rivoluzione epocale quella alla quale stiamo assistendo, perché il potere, la sovranità è qui, è nel controllo delle informazioni, non altrove. Voi lo sapete meglio di me questo, peraltro, quindi lo dico forse alla platea sbagliata. Ecco. No, noi lo sappiamo, ma appunto il senso di questa Winter School è anche di dircelo non sempre fra noi, ma anche di farne partecipi gli altri. Uno, perché siamo molto stufi a volte di sentir dire ma i social network si fa presto, da tuo cugino lo fa. Ho detto sì, però capite anche che con i social network magari qualcuno ci ha vinto le elezioni ed è storia cronaca. E l'altra cosa invece interessante, perché ne parlavo proprio ieri con i ragazzi, siccome anch'io non è che sia giovanissima, quindi è un po' di tempo che mi occupo di questo, prima dei social network loro erano, gli raccontavo dei blog del 2003, capito, non giustamente la vecchia della situazione, ma facevo riferimento proprio al fatto che la vera, il 2.0 nasce quando tu non hai più l'intermediazione, cioè fai come ti pare, diventi produttore di contenuti e quindi può essere bellissimo perché Andrea che fa video e foto immediatamente noi le vediamo, bellissimo che Sherwin ci mette la sua musica su Spotify e la vediamo tutti, ok, però chiaramente ci puoi fare comunicazione politica, sanitaria, eccetera eccetera. Io in generale stare sempre, come dire, un'integrata, non un'apocalittica, meglio più che meno. Poi i rischi ci sono e ne abbiamo già, insomma, ne ha elencati sin troppi. Per questi rischi, una domandona complicata secondo me, da giurista, da docente, da esperto del settore, è il caso di iniziare a curare alla fonte, cioè con un'educazione civica, un'educazione digitale? O forse è il caso di inasprire le pene, visto che hai parlato anche di diffamazione sui social network, se mi dici una cosa io non so se ti posso denunciare, sì, no, e web repute aumentano in maniera esponenziale i casi di denunce, diffamazione e così. Secondo te è più opportuno agire prima, dopo, durante? Secondo me tutte e due le cose, nel senso, intanto c'è un problema legislativo, perché la legge arriva sempre dopo. È raro che la legge anticipi la società, normalmente è la società che anticipa la legge, quindi il legislatore si sveglia un giorno, guarda fuori dalla finestra e dice toh, ci sono i social network, forse bisognerebbe fare qualcosa per evitare ad esempio il revenge porn, adesso c'è una petizione per un disegno di legge contro il revenge porn, oppure toh, c'è internet, è un far west, capita di tutto, forse bisognerebbe prevedere qualcosa già contro le fake e così via. Quindi più che inasprire le pene, perché la storia del diritto dimostra chiaramente che inasprire le pene non serve, non è che se tu alzi le pene automaticamente diminuiscono i reati, l'abbiamo provato in tutti i modi, puoi alzare quanto vuoi le pene, ma se il reato è radicato, se è strutturato in un certo modo, continuerai ad avere gli stessi problemi di prima. Cioè l'assassino che ha lo sbocco d'ira, che è geloso, che torna a casa e trova la moglie o l'amante, continuerà a uccidere anche se gli metti la sedia elettrica. Infatti nei paesi in cui c'è la pena di morte abbiamo la stessa identica incidenza di reati violenti che abbiamo nei paesi in cui non c'è la pena di morte. Come scriveva qualcuno, non è ancora nato il delinquente che veda la pena della morte come deterrente. Così non funziona. Cioè la pena come intimidazione non funziona, non c'è niente da fare. Allora, alzare le pene? No. Fare delle leggi? Sì. Che siano fatte bene, insomma, in maniera competente, perché appunto studiando la storia dell'informatica giuridica vedi quante volte il legislatore ha scritto delle cose sbagliate e poi ha dovuto cambiare le norme perché non si potevano applicare, perché è una realtà complessa che, insomma, che va studiata, eccetera. L'altra cosa che mi domandavi, fare formazione, ecco, io su questo punto tantissimo, infatti siamo qui veramente a casa nostra, su questo è una domanda retorica, ma tutta la vita, insomma. Eh sì, cioè noi dovremmo insegnare educazione civica digitale nelle scuole, perché i più esposti ai rischi gravi che ci sono nella condivisione di materiale illegale, violento, pornografico, la diffamazione è il minore dei problemi, no? Sono i giovanissimi e gli anziani. Non ci dimentichiamo che dai 60 in su cadono facilmente vittime di tutta una serie di meccanismi e i giovanissimi dall'altra parte.
Quindi bisognerebbe provare a fornire ai ragazzi gli strumenti culturali per muoversi sui social, perché è un'arma un social network, non c'è niente da fare. Vi racconto questa cosa, è accaduta in America 2 anni fa. La polizia ferma una macchina, dentro la macchina ci sono 2 persone adulte di colore e una bambina. Un uomo di colore, una donna di colore e una bambina di 3 anni. Scende dalla macchina l'uomo, per motivi che stanno ancora accertando, le indagini e così via, quell'uomo viene ucciso, quindi muore in quel modo. Il poliziotto si avvicina alla macchina, dentro c'è la bambina che urla, la donna disperata, si avvicina alla macchina e punta la pistola contro la donna dicendole scendi. La donna abbassa un po' il finestrino, il poliziotto insiste, la donna urla ha ucciso mio marito di qua e di là. Quando il poliziotto è molto vicino alla donna e punta la pistola contro la donna punta contro il poliziotto il cellulare e dice sei in diretta su Facebook, quindi stai attento a quello che fai. Allora, questa è un'arma, cioè il potere di cui parlavamo prima, no? La sovranità, che cos'è? Diffondere le informazioni. Esco di casa ogni giorno con 2 miliardi di persone in tasca. Attenzione a quello che fai, a come ti comporti, no? Sei ovunque, non sei più solo qui. Se ne parla tanto male dei social, tu prima hai detto io tra apocalittici e integrati, ricordiamo tutti l'articolo, no? Mi pongo sicuramente più dalla parte degli integrati, anche io, grandissimo strumento di democrazia, però lo devi saper usare, devi andare nelle scuole e dire ai ragazzi esiste una cosa che si chiama diffamazione, si può commettere anche a mezzo internet, le foto se sono di minori già non le devi fare, ma se sono di minori peggio, perché ti becchi pure diffusione di materiale pedopornografico. Ci sono leggi in questo paese, rischi, tu rischiano i tuoi genitori, eccetera, eccetera. Cioè, spiegare qual è un uso corretto, sano, ecologico di questi strumenti, perché la nostra salvezza, il nostro progresso come genere umano passa da qua. Non c'è possibilità di dire facciamo finta che non esistano. Domani non usiamoli più, quelli che dicono esperimento sociale, 1 mese senza social network, senza perché? Stai 1 mese senza macchina, spegni la luce per 1 mese, cioè la storia della tecnologia è lineare, si va avanti, il problema è che devi imparare a usare queste cose perché non diventino un'arma con cui ti spari, poi, no? Non diventi un suicidio, ma deve essere una maniera per implementare le tue relazioni sociali, i tuoi rapporti con gli altri e così via, non so se era questo poi il senso. Era perfetto, onestamente... Ti ascolterei per ore perché è molto illuminante quello che dici, mi spinge a molte riflessioni. Una cosa ho dimenticato in questo convegno è di darti la cartellina, e c'era il programma, c'hai cioè l'agenda, ma non hai la cartellina, invece mi rallaccio, perché te la volevo dare? Perché oggi noi abbiamo messo nelle cartelline di tutti il manifesto delle parole non ostili, che sicuramente tu conosci, perché era una specie di, come dire, santino che volevamo dare a tutti, e l'Università di Teramo lo scorso anno ha aderito alle parole ostili, perché vogliamo appunto anche utilizzare un linguaggio chiaramente non ostile e promuovere tutti a farlo. Devo dire, come social media manager dell'università, negli ultimi 10 anni io non ho avuto diciamo grossi problemi di linguaggi volgari o con gli studenti, soprattutto studenti, quindi questa cosa mi fa assolutamente piacere. Credo che derivi dal fatto anche che per fortuna i nostri studenti comunque immagino siano in un contesto culturale abbastanza positivo, che il patto fra amministrazione, fra università e utenti è abbastanza chiaro, quindi è successo poco. So invece, perché tanto li leggo, che tu sei te l'hanno dette di tutti i colori, perché poi la gente si incavola, quindi hate speech ce l'hai a manetta. Prima di raccontarti quella cosa che sai, raccontiamo anche poi ai colleghi, che succede quando uno è vittima di hate speech? Cioè che dici vabbè ma non me ne frega, ma poi alla fine ci rimani male, ti viene voglia di incavolarti, banni, mo ti denuncio, che succede? Guarda, a me questa cosa in maniera molto seria è capitata una volta sola e mi è bastata, sinceramente, nel senso che in questi 4 anni molto raramente arrivano veri e propri shitstorm sulla pagina, anche perché ho bloccato le parolacce.
Anche se sono i miei amici follower a scrivere delle parolacce, chiedo di cambiare il commento, se non lo cambiano lo cancello, li blocco, li mando via, perché ho questa maniera di fare che forse qualcuno troverà un po' vecchia, non le uso neanch'io, nel senso non ho mai scritto un post con una parolaccia. Trovo che sia un modo di fare sgarbato, non mi piace che sulla pagina si usino, per cui i miei utenti non lo fanno. Che succede quando accade? Io ci ho rimesso un po' la salute, ti dico la verità, nel senso che a me quando sono arrivati 1,5 milioni di assatanati a scrivermene di tutti i colori, ed ero appena entrato in questo meccanismo, se vuoi, non è che ci sia stato benissimo, cioè per una settimana non ho dormito, è il minimo di quello che mi è capitato, perché tu sei un privato cittadino, hai visto che non c'è la mia foto sulla pagina, no? Io ci tengo anche a questo, cioè se posso evitare di espormi troppo preferisco il logo, ecco, che non si sappia bene, insomma, tanto che ancora oggi qualcuno dice ma lei non esiste, non è vero che è un professore, è tutto inventato, quindi infatti non c'è la foto. Però che cosa accade? Tu puoi scegliere la via legale, perché di fatto puoi andare da un avvocato. Bisogna sperare che quel profilo sia collegato a un nome e cognome, che non sia un profilo fake, perché se il profilo è fake è un problema poi risalire all'identità di chi sta dietro quel profilo, perché devi chiedere a Facebook di rivelare l'identità che sta dietro un profilo e Facebook non te la dà questa autorizzazione molto volentieri, proprio non te la dà, a meno che non si tratti di un crimine che coinvolge la sicurezza statale e così via. Quindi la via giuridica è quella pesante per cui tu fai causa, ho questa mia amica, diciamo, che oggi ha iniziato a fare causa a tutti, no? È famosa perché lei prende e fa causa, e fa bene, perché si è stufata di sentirsi insultare da tutti e quindi prende e va per le vie legali. Se non vuoi le vie legali, l'altra possibilità è quella di scendere al livello di chi ti insulta, lo fa Burioni, lo fa Mentana, cioè se io leggo le risposte che danno Burioni e Mentana, alle volte dico, vabbè, insomma, potresti anche evitare di rispondere, io semplicemente cancello e blocco. Cioè, ma così perdi... Al massimo scrivi, non l'abbiamo ancora detta dopo 2 ore e mezza, al massimo scrivi cialtroni. Esatto, però c'è il cuore, il mio cialtroni c'è il cuoricino, quindi a parte che cialtroni è una parola che risale agli anni 50, diciamo, era uscita un po' fuori dal nostro vocabolario, poi qualcuno si è appropriato di questa cosa di cialtroni e politicamente qualcuno l'ha messa sulla sua pagina, l'ha ripresa, l'ha usata. Ma non era mia intenzione fare politica, cioè mi sembrava una parola talmente ridicola. Ci devi dire qualcosa? Ci devi dire qualcosa? Vuoi candidarti anche No, non è proprio il mio ruolo, no. Questo proprio non... Ripeto... No, abbiamo una platea di colleghi giornalisti, se dobbiamo annunciare, mo' abbiamo l'europeo, no, figurati, qualsiasi no. Cosa, noi siamo... No, politica io proprio siamo due rette parallele, okay. Capito? Quindi. Però tu mi dicevi che cosa si fa, io cancello e blocco, perdi pubblico, pace. Vivo meglio, respiro, capito? Mi insulti, cancello e blocco. Ma è come se non ti avessi visto. Cioè, qui non esisti più. Poi si lamentano pure. Ah, ma lei mi ha bloccato. Ma perché devo interagire con te? Se tu intervieni, io scrivo quello che penso, non vengo a casa tua. Cioè, quella è la mia pagina. Sì, è pubblica, ma è la mia pagina. Scrivo una cosa, tu sei libero di venire a parlare o di non ti piace, non la seguire. Se tu arrivi, ah, ma lei sarebbe anche professore, cosa vuoi? Cioè nel senso, perché vieni qua, capito? È una cosa, lo so, può dar fastidio, un po' orticante, però la mia idea è che quella è casa mia, capito? Siccome nessuno mi paga e non è un lavoro, non sono obbligato a rispondere a tutti o a sopportare le minacce, gli insulti. Cancello e blocco, molto semplicemente. Io rispetto nel senso assolutamente questa scelta, perché poi l'importante è che ognuno nella propria pagina personale, soprattutto di pubblica amministrazione, abbia la propria policy, quindi rispetto alla policy poi io posso agire come voglio. Ma devo raccontare questa cosa perché è simpaticissima, mi hanno chiesto di licenziarti. Ma non solo chi sei tu, mi hanno chiesto di licenziarti, è successo credo 1 anno e mezzo fa, come gestore della pagina dell'università mi arriva una mail nella pagina ufficiale, cavolatissima, hate speech eccetera, una signora che mi chiedeva assolutamente di licenziare il professor Saraceni perché era impensabile che soldi pubblici venissero spesi per pagare lo stipendio e quindi faceva appello all'università, a me, non mi sono il gestore, e chiaramente che dovevo portare questa cosa subito in capo al rettore perché Guido Saraceni, che ha fatto, mo Guido che è?
vediamo che ha scritto nella sua pagina, ma io lo seguo, però mi era scappato. In realtà non è che mi era scappato il post, è che non ci vedevo nulla di così dissacrante. Ho detto, sei impazzito Guido, ha messo una cosa blasfema. No, aveva scritto una cosa su Uber e taxi di Roma. Questa signora credo che avesse il marito tassista, non mi ricordo, eccetera. E quindi, visto che giustamente, ha espresso un'opinione contro i tassisti, che amore per i tassisti, però insomma non mi sembra nemmeno una questione proprio etica enorme, lei era sconcertata e mi ha chiesto di licenziarti. Chiaramente non sono andata al rettore a dire guarda, mi chiedono di licenziare Saraceni, ma ci mancherebbe. Ho risposto in due righe, tipo guardi, ognuno è libero di esprimere la propria opinione, il professore fra l'altro lo fa nella sua pagina personale, quindi non vedo qual è il problema. No, e allora io andrò nel mio partito di riferimento, porterò avanti questa cosa e denuncerò il professore, l'università e lo Stato e tutti quanti, ecco qua. La comunità europea, quindi poi dopo ci siamo sentiti dopo qualche giorno perché era veramente simpatico, ho detto Guido guarda ti devo licenziare perché hai espresso un'opinione con i tassisti, quindi capite come può essere faticoso fare social media manager e gestire anche i fatti del professore, perché non si può esprimere la propria opinione. Ma guarda, se uno è pagato dallo Stato non può esprimere la propria opinione se non è quella che dicono gli utenti. Sta cosa di essere pagati dallo Stato a volte un po'... ma è pagato dallo Stato? C'è un'opinione anche chi è pagato dallo Stato, insomma. Sui taxi mi sembra che si può avere. Devono fare il referendum per capire quello che puoi dire. Quando hanno deciso quello che puoi dire, te lo dicono. Questa cosa è successa con Uber. Ho fatto una battuta su Uber e una tassista si è offesa. Ma, tuttavia... Il tema è un tema profondo questo qui, perché io mi sento la responsabilità dell'Ateneo, nel senso, non mi credo essere nessuno, non è che abbia idea di essere chissà chi, però quando scrivo lo so che porto il nome di Teramo e quindi capisco che non è che posso dire quello che voglio, cioè mi freno spesso dicendo hai un ruolo, io poi devo andare in classe tutti i giorni e mi trovo 150 ragazzi che mi devono rispettare, quindi sui social non posso fare i selfie con la bocca a cuoricino, non posso mettere foto compromettenti, non posso scrivere parolacce, quello che dicevo prima, perché ci tengo a mantenere un contegno che sia compatibile con lo status di docente universitario, non mi posso permettere cadute di stile, mettiamola così, nei limiti. L'altro aspetto è che è la mia vita privata, dannazione, cioè nel senso io sto qui praticamente dalla mattina alla sera e se non qui a Avezzano, perché oltre ad avere tre corsi fondamentali obbligatori, ho i master, le scuole di specializzazione, sono presidente di un corso di laurea, quindi direi che dedico tutto il mio tempo all'università. Se la sera, la mattina presto, voglio pubblicare un post su un social, dovrei avere il diritto di farlo come cittadino, come ce l'ha chiunque nel mondo, no? Perché ormai tutti usano i social, non è che io sono l'unico, tanti colleghi lo fanno, ho dei colleghi che lo fanno anche in maniera molto meno corretta rispetto a come non lo stia facendo adesso. Quindi io mi sento addosso un po' questa responsabilità. Mi dispiace che in quell'occasione ti abbiano seccato. Figurati, è stata veramente per me una cosa simpatica. È accaduto anche in un'altra occasione che hanno provato a mettere in mezzo l'università. La cosa positiva per cui un po' io mi rincuoro, è sapere che tanta gente mi scrive se potessi tornare all'università per seguire i suoi corsi lo farei, o anche non sapevo neanche che esistesse l'università a Teramo. Quindi se c'è l'aspetto che può diventare negativo nel momento in cui tu parli del governo e si offendono i sostenitori del governo, ma ripeto, io l'ho sempre fatto liberamente anche quando era la sinistra tra mille virgolette a governare il paese, dall'altro lato la fortuna di poter anche diffondere messaggi positivi, la lettera che ho scritto per quella ragazza poverina che si era suicidata, che poi mi ha portato alla vita in diretta, è finita sul Corriere della Sera, lì di nuovo 3 milioni di visualizzazioni. Per fortuna lì nessuno si è permesso di dire maledetto bastardo, come ti sei permesso di scrivere, l'hanno vissuta tutti come una cosa bella, cioè che veniva dal cuore, era dedicata alla vita dei nostri studenti essenzialmente, quindi... Per fortuna si possono diffondere cose positive che non vengono fraintese e dare anche una luce positiva a quello che facciamo qua quando è possibile, quindi alla nostra
università. Purtroppo c'è il rischio che qualcuno fraintenda il tuo ruolo e quindi se la prenda anche con l'istituzione. Però sai come non si mi, dice? Cioè, no? Nel senso, è curiosa questa cosa, così non mi sembra come dire, un grosso problema. Mi veniva da rispondere, poi non potevo fare, ma veramente da rispondere a questa signora cialtrona. Cioè, nel senso, pensi veramente che, sempre col cuore, però cioè, secondo te... appunto chi lavora per lo Stato non deve essere, può avere idee, se dice un'opinione è fuori luogo. Non posso dire qual era il partito della signora, però vabbè, lasciamo perdere, lo diciamo quando siamo, lasciamo, tanto l'hanno capito e quindi così. Hai parlato di studenti, ma hai più iscritti da quando sei social? Ecco, questa come una curiosità. No, purtroppo no. Purtroppo no. Quindi eri bravo anche prima, cioè nel senso, no, io la vedo dal punto di vista, mi sembra, come dire... È cambiato qualcosa nel rapporto. Che cosa è cambiato? Cioè, è migliorato il rapporto con gli studenti, perché magari adesso dopo l'esame si fanno firmare il libro, che è una cosa che non capitava prima, e dipende sicuramente da questo. Oppure... quando mi hanno eletto presidente del corso di laurea, si avvicina un rappresentante degli studenti, professore un selfie che lo metto su Instagram. Ecco, queste cose prima non me le chiedevano, quindi sicuramente ci ha avvicinato molto questa cosa qui. Dall'altro lato, i ragazzi oggi su Facebook non ci sono più, cioè è morto Facebook, non, esiste per noi che abbiamo una certa età. Io, per me che ho una certa età, tu. Ma esiste per chi ha una certa età. Chiedo di farti licenziare dall'università se non la smetti con questa cosa dell'età. Perché. Allora, per i trentenni e per i quarantenni esiste ancora Facebook, per i ragazzi Facebook è morto, cioè sono tutti su Instagram. Io dirò una cosa gravissima, Facebook è un social da intellettuali ormai, perché... è fatto di discussioni, di idee, si scrive e si legge, mentre Instagram è fatto cuore non cuore, vedo, è tutto visuale ed è soltanto cuore non cuore. Discutere su Instagram è quasi impossibile, cioè giusto se Wanda mette, la moglie di Icardi mette un post, lì nasce una discussione, ma l'utente normale non sviluppa discussioni su Instagram, capito? Io la prima cosa che ho chiesto ai ragazzi quando abbiamo cominciato a lavorare per questa Winter School è: voi che cosa guardate, che cosa fate? E quindi hanno detto sì, diciamo Instagram la maggior parte. Qualcuno ha specificato, e ci ho molto riflettuto la sera, nemmeno Instagram, solo le storie di Instagram, nemmeno scorro, mi ricordo questa cosa. Poi la sera quando mi cucino a casa ho detto ma addirittura nemmeno scorre più. Facebook sì, Twitter non ce l'ha quasi nessuno, che invece è il mio preferito in assoluto. Non so, però il mio preferito perché è l'unico che è di fatto, ci puoi fare delle ricerche. Il resto delle informazioni sono perfettamente chiuse, Facebook ti fa vedere quello che vuole lui, non riesce a cercare una cosa, questa cosa mi dà fastidio di non potere vedere nulla. Twitter non c'era nessuno, figuriamoci, eccetera. E quindi poi come? No, attenzione. Non c'è oggi, lo vedete domani, non c'è Mauro, non si dice più youtuber, ma si dice streamer. Ok? Lo vedono? No, ma noi abbiamo domani c'è Mauro, che è proprio uno youtuber molto famoso, ecco. Domani, se lui, non posso dire youtuber, devo dire streamer, se no, ecco, che è l'evoluzione, Ecco, Valeria, spiega. Entrambi sono due cose diverse. Sì, perché streamer nasce con un altro social, un'altra applicazione. Streamer nasce con Twitcher, giusto? Fatemi sì, se ho capito, vedi, ho imparato anch'io. Streamer nasce con Twitcher, Twitcher zero, vero? Zero, Twitcher zero, ma questo lo so, anch'io me lo sono fatta spiegare la settimana scorsa. Twitcher è, vediamo se lo dico bene... lo YouTube in cui si vede, no, Valeria, aiuto, dimmelo tu. È un social media in cui è possibile fare live e interagire con i loro utenti che possono donare, possono magari abbonarsi. Ok, sta cosa del pagamento mi fa impazzire a me, perché sono entrata in questo meccanismo economico che è fantastico. Mi dispiace che adesso Mauro non c'è oggi, ma ci poteva raccontare che cosa succede. Lui è molto molto famoso, è un, come si chiama, gamer? No, ma tecnicamente Mauro, sì. Adesso noi stiamo in streaming, sì. Quindi adesso tecnicamente anche noi siamo streamer.
in senso molto tecnico. Sì. Sì, ok, streamer e chi va in streaming. La figata di quella cosa di Twitch che mi diceva Mauro è... Twitch è una piattaforma per giocare. Per giocare. Un youtuber è una persona che fa video. Ecco, ragazzi, qua ci vuole un'altra sessione per noi over 30, perché qui appunto io ho sfruttato, come dire, li ho sfruttati moltissimo per capire veramente quello che stanno facendo. Mi sono fatta dei trip mentali incredibili su queste cose. Ho visto streaming di videogiochi, di cose che non conoscevo, ho scoperto meccanismi di pagamento fantastici, ma insomma comunque sì, c'hanno anche YouTube. Non lo so, Mauro forse dice di no, non tanto, non è ancora, non è, sicuramente i video sicuramente, YouTube no, cioè proprio come piattaforma non è un social in ascesa adesso, perché soprattutto i bambini hanno iniziato a frequentare questo social in cui puoi mimare una canzone oppure puoi mimare e ridoppiare, diciamo, un pezzo di un film famoso, durano pochissimi secondi, i filmati li hai visti sicuramente. Hai presente TikTok, no? Questo tipo, Sì. Ma lo sta facendo, sì, anche Facebook questo, eh? Sì, però diciamo non immediato e semplice come YouTuber. E secondo, perché c'è una generazione dei piccolissimi che oggi hanno 10 anni, 12 anni. Scendi. No, cominciano a salire. Oh, prima. Di età, dicevo. Anche sì, 8. Sì, dicevo, l'età era 8 anni, 6 anni, 3-4 anni fa. Adesso cominciano ad avere 12, 13, 14 anni e loro ormai la televisione non esiste più, i social non esistono più. Io entro nei suggerimenti di YouTube e adesso, perché gli adulti ancora non l'hanno scoperto, ma di qualsiasi argomento io posso approfondire, lì alle fake news ci sono dei canali che dicono delle cose, sostengono delle cose assurde, però hanno il loro canale con 1,5 milioni di visualizzazioni e di follower, ed è un canale che presto arriverà. Noi come ufficio stampa ad esempio è un canale che ci interessa più che Twitcher, perché è solo dei videogiochi, cioè io faccio lo streaming e gioco su piattaforme, anche quelle in questo momento hanno un grossissimo interesse economico, e anche Netflix sta valutando se proporre dei canali dedicati a questo tipo di streaming, però YouTube io ritengo per i professionisti del settore che è il canale al quale va data maggiore attenzione per il futuro. Non lo so, ma è sempre, sai, fare delle previsioni sul modo in cui evolveranno i social è sempre molto complicato, perché poi ogni social tende a inglobare gli altri, no? Facebook ha provato a farlo per un sacco di tempo e giusto ieri sera stavo vedendo dei video, ti parte la pubblicità ormai in mezzo ai video su Facebook. Montemagno ha monetizzato parecchio, mi pare, il suo canale Facebook, quindi ci sono altri modi per monetizzare che non siano la semplice pubblicità. Certo, la pubblicità è diretta, hai perfettamente ragione, e è vero che c'è una generazione di youtuber che va avanti, adesso per esempio hanno presentato ieri il loro libro, due ragazzini di 18 anni che hanno appena fatto, come si chiama, Valespo, mi pare che si chiamano, sono due, e hanno fatto al sud, forse erano in Puglia, hanno riempito una piazza di persone che erano andate lì a farsi firmare il libro, giovanissimi, quindi... Sul futuro non lo so, nel senso, come ti dicevo, poi è ormai anche una stratificazione per età, perché ci sono social per i ventenni, social per i trentenni, social per i teenager, no? Canali esclusivamente dedicati a, ma anche un pubblico per ogni social. Ecco, noi a questo non eravamo abituati perché l'abbiamo visti nascere, abbiamo pensato comunicazione generalista per tutti e tutti hanno accesso. Si sono andati differenziando perché appunto... Magari noi su Instagram ci stiamo di meno rispetto ai ragazzi di oggi, ecco, per dire, o su YouTube in quel modo ci siamo di meno rispetto a loro che vanno a cercare i vari YouTuber che fanno dei numeri pazzeschi come visualizzazioni di battute, scherzi, insomma, no? E poi diventano famosi e fanno il grande salto e poi ne perdiamo le tracce, per fortuna, perché subito dopo c'è il baratro, ecco, finita quella cosa lì.
Quindi sicuramente YouTube è importante, ecco, non so se è quello su cui puntare per il futuro, spero di no, perché io ci ho provato a fare video, li ho fatti, c'ho un canale, eccetera, ma è una fatica immensa e non mi viene, cioè non è la mia, mi trovo molto meglio a scrivere, quindi, però... Insomma, lo concediamo, insomma, del resto un professore, sì. No, un professore che scrive è una sicurezza, come dire, mi fa stare tranquilla. No, sul futuro direi che forse ricordiamoci di annotarci i podcast, che sono già una cosa reale, molto concreta e diffusa, soprattutto negli Stati Uniti, e da noi, che arriviamo sempre un po' più tardi, la previsione fra un paio d'anni, uno e mezzo, si parlerà solamente di questo. In che modo? In contenuti anche di fiction, di serie, quindi Netflix, diciamo, raccontati online, quindi questo potrebbe essere una cosa futura. Allora, è tanto che parliamo e devo dire, a me passatene un attimo perché è stato veramente piacevole ascoltarti, direi di lasciare spazio a voi ancora se avete delle... allora c'è Pina prima. Due brevissime premesse, perché altrimenti, visto che la domanda, devo arrivare ad una domanda, non vorrei essere fraintesa. Allora, la prima è che ovviamente per me Guido Saraceni è un mito assoluto e io condivido il fatto che i social possano essere usati per il bene, e quindi questa è la nostra battaglia, la battaglia di chi come me ci crede, sono tanti fortunatamente. E in realtà ho detto le due cose insieme, sto a posto, però noi stiamo sempre, pur sempre, parlando di strumenti. Quindi quando prima si parlava di formazione, non dobbiamo dimenticare che soprattutto chi deve informare per professione, che risponde a una deontologia, o anche che non risponda a una deontologia, ma delle regole tecniche di comunicazione, a delle policy, diciamo, etiche, che magari gli vengono dalla sua azienda, deve formarsi a gestire ovviamente bene gli strumenti social media, ma anche a superarli in qualche modo, essendo il produttore, diciamo la fonte delle informazioni. E quindi, tornando alla domanda che faceva prima Sharra, e mi pare evidente che noi qui abbiamo un problema, che è quello che attiene al mondo del giornalismo, che è quello di inseguire i social media, di farsi dettare l'agenda dai social media. Io riflettevo in questi giorni di campagna elettorale in Abruzzo che, ad esempio, la maggior parte di tutti gli organi di informazione locali, dalle testate dal quotidiano tradizionale al sito, tutti titolavano la campagna elettorale, la venuta dei grandi personaggi nazionali, avevano tutti lo stesso titolo: bagno di folla, migliaia di selfie, che ovviamente per una vecchietta come me fa un po' impressione. Fa impressione, dice, arriva Salvini, voglio sapere cosa ne pensa sull'Abruzzo. Salvini, ma poteva essere Renzi, no? La stessa identica cosa, perché tra l'altro questo modello della disintermediazione l'ha usato anche tantissimo Renzi, no? Durante il governo. E forse il giornalista deve cominciare a porsi delle nuove domande e deve fare una nuova formazione, intanto una formazione sull'open data, cioè andare a fare fact check, andare a conoscere i dati, saper leggere i CSV, quindi il lavoro del giornalista, che non è più solo quello che sa scrivere, ma che sa decodificare i dati, e che questo è un lavoro che non si può fare più da soli, va fatto in gruppo, perché nel gruppo ci deve stare l'informatico, magari l'esperto di hacker. La seconda cosa è che forse nella deontologia di chi informa deve entrare qualche regola in più. Io non metto in prima serata un capo di governo che decide che non parla con i giornalisti e che mi manda un video registrato su Facebook. Per esempio, è una provocazione, ma io credo che i giornalisti forse qualche domanda se la debbano porre, anche perché così è una professione che sta scomparendo, come scompare anche la vostra, quella dei comunicatori. Cioè, il politico che è convinto, a buona ragione fino adesso, di poter disintermediare
Quindi non solo sta creando un modello di democrazia che evidentemente è diversa da quella che abbiamo conosciuto fino ad adesso e che io personalmente ritengo molto pericolosa, al di là di chi la pratichi, ma ovviamente pone anche dei problemi a chi fa il comunicatore e a chi fa il giornalista. Non può essere solo la fascinazione sullo strumento, ma anche quello sui contenuti. E la domanda, Saraceni, che si occupa dell'uno e dell'altro, sarebbe questa. Cioè, io sono d'accordo con lui, non è inasprendo le regole, cioè non, però è chiaro che ci dobbiamo porre, evidentemente, dobbiamo richiedere noi per primi delle nuove regole, che siano tipo deontologico, giuridico. Nel modello anglosassone stanno facendo, i grandi giornali hanno fatto degli accordi, per esempio, con i social media. Comunque si pongono dei, hanno cominciato a porre dei paletti. È forse il caso che anche noi facciamo la stessa cosa. Vogliamo fare un po' di domande? Come preferisci tu? Come se ci sono altre. Sì, allora poi rispondo a tutte, ok? Facciamo una risposta non collettiva, ma nell'ordine. C'era prima il ragazzo dietro? Io volevo soltanto aprire una piccola parentesi, nel senso che è verissimo che non bisogna dare spazio a una persona che ha un leader che casomai dice che non bisogna parlare con i media, non bisogna parlare con i giornalisti e non bisogna affrontarli e dare informazioni. Però è anche vero che si crea un circolo vizioso perché si giustifica il non parlare con i giornalisti e si giustifica il non parlare con i media quando i media non sanno affrontare in modo giusto e in modo corretto le notizie e l'informazione. Quindi magari un tizio che dice io non voglio parlare con i media, noi la gente che ascoltiamo lui che agisce in questo modo e ha questo tipo di comportamento, lo vediamo e diciamo vabbò, però non ha tutti questi torti, perché io nella mia esperienza personale ho anche visto che i media non sanno affrontare così tanto in modo imparziale le notizie e quindi si crea questo circolo di disinformazione che entra anche nella politica e subentra tutta la società e anche il mondo della politica e si crea un po' un casino. Quindi da una parte bisogna anche rompere quel circolo, diciamo. Soltanto questo volevo dire. Il mio discorso si riallaccia alla prima domanda che è stata fatta precedentemente. Mi chiedevo, appurato che le fake news, insomma, non sono nate ieri, penso ai protocolli di Savi di Sion, penso ai falsi diari di Hitler, insomma, se e quanto e come esse sono, il loro divampare è collegato alla perdita di fiducia e di credibilità della carta stampata? Cioè si tratta semplicemente di un discorso tecnologico oppure in realtà l'utente medio cerca insomma un prodotto migliore, un prodotto più appetibile? Insomma, queste sono le mie domande, grazie. No, rispondiamo a queste, poi magari se c'è qualcun altro che vuole intervenire facciamo in tempo sicuramente a prendere altri suggerimenti e altre provocazioni. E tutti i temi importanti, partiamo appunto da Pia Manente, diceva Pina Manente diceva c'è un problema che riguarda il rapporto tra contenuti e strumenti e chiamava in causa in maniera molto forte la deontologia professionale, il ruolo del giornalista, la necessità di essere fact checker adesso, no? E quindi avere un team di persone che se ne intendono, tutto questo, tutto verissimo. Intanto sul rapporto contenuti-strumenti mi piace questa cosa che hai detto perché mi consente di chiarire un punto che secondo me è fondamentale per chiunque fa il social media manager o ha a che fare con queste tematiche, e cioè che la regola aurea è una ed è content is king. Poi è vero si dice anche distribution is queen, però il re, il cuore del discorso è sempre il contenuto, quindi si possono studiare i momenti in cui ci sono più follower online, fare sponsorizzazioni, spendere dei soldi, trovare una forma, ma se il contenuto, che è il cuore del discorso, non è un contenuto pesante,
quella cosa che tecnicamente è stata imballata in un certo modo, curata in un certo modo, non andrà da nessuna parte. E vai a leggere quello che scrive Berlusconi sulla sua pagina Facebook e il modo in cui scrive è identico al modo in cui parla. Vai a leggere quello che scrive Renzi, il modo in cui scrive è identico al modo in cui parla, le stesse metafore, le stesse pause, le stesse figure retoriche. Non va bene. Hai cambiato media, ovviamente devi cambiare codice. Se tieni lo stesso codice non otterrai lo stesso effetto. Beh, è facile anche, no? Però di fatto, evidentemente, chi li ha seguiti in questo, prima mi ha fatto molto piacere che tu hai fatto riferimento a Renzi come primo che ha cercato, primo, era tra i primi anche a cercare questa mancanza di intermediazione. E allora faceva le dirette quando era al governo, no? Faceva le dirette su Facebook, rispondeva alle domande, eccetera. Allora sicuramente c'è bisogno di regole deontologiche, io non mi permetto di parlare dei giornalisti, lo faccio diciamo con grande rispetto per una professione che non è la mia, ma se io vedo il titolo di Libero, se io vedo il titolo che dice ci sono, il PIL scende ma aumentano i gay, ma può un giornale, un quotidiano nazionale fatto da professionisti pagati, che insomma non è la casalinga di Voghera, come si dice, si sveglia e scrive su Facebook si abbassa il PIL ma crescono i gay, è un giornale con un direttore responsabile, con persone laureate che hanno studiato, che per parlare della Merkel scrive la culona. Cioè non è possibile, no? Noi l'avete visti i titoli che hanno fatto in questi anni, come dicevi tu giustamente, e stavo detto prima anche da Sciarra, c'è una rincorsa dell'informazione ufficiale nei confronti dei social. Invece di proporre un modello ecologico di informazione sano, la televisione e i giornali stanno rincorrendo verso il basso i social. Da un certo punto di vista è stata la televisione a dare ai social la linea da seguire. Perché se io per 20 anni ho visto Sgarbi in televisione che sputava veleno addosso a chiunque, ho visto le risse da bocca aperta di Funari in poi, ho visto le donne mezze nude trattate come oggetto dalla mattina alla sera, le parolacce, gli schiaffi di D'Agostino che si alza dallo schiaffo a Sgarbi appunto, poi vieni a dire quando io finalmente posso scrivere che io devo essere rispettoso, che il popolo del web è fatto da scimmie, ma che cosa avete mostrato? Cioè se l'informazione ufficiale, per dire così, fa il grande fratello in cui il senso è guardiamo questi esseri allo stato brado che ruminano e fanno qualsiasi cosa perché è bello lo spettacolo triviale, poi purtroppo i social sono anche più triviali se vogliamo, no? Allora c'è un circolo vizioso, quello che diceva la seconda persona che è intervenuta, cioè si crea un circolo vizioso dal quale è difficile uscire, perché da un lato il politico arrogante dice tu stampa sei un potere? Benissimo, questo potere te lo tolgo, perché io non ho più bisogno di te, non ho più bisogno di parlare col tuo direttore, non ho più bisogno di farti avere dei fondi, non mi serve portarti la pubblicità, niente. E lo sai perché? Perché sto qui. E grazie a questo faccio tutto da solo, da casa, grazie ai miei 30 social media manager, come sono quelli di Salvini in questo momento, io sono in grado di spostare voti e di governare il paese e non mi interessa chi è il direttore del TG1, perché ormai il TG1 sono io, le notizie le do io. Cosa assurda che mi è capitata in questi anni, mi scrive una televisione russa che vuole un'intervista perché ho dato una notizia. Io non do notizie ovviamente, però la gente si informa sui social. Un'altra volta mi mettono in mezzo con la storia del ragazzo con lo zainetto che a Torino fu identificato inizialmente come il responsabile di quel disastro, di quel massacro che ci fu in Piazza San Carlo, no? Il Corriere della Sera era uscito con un titolo quella mattina che diceva probabilmente sarebbe stato questo ragazzo con lo zainetto. Utilizzando il condizionale scrivo la stessa cosa, successo un disastro, ma se io uso il condizionale non sto dicendo che è stato lui, peraltro non lo so, non è che faccio giornalista, commento notizie che leggo sui giornali. Quindi ci vuole la forza per romperlo questo circolo vizioso, per imporre una comunicazione ecologica che sia rispettosa delle minoranze, che non sia aggressiva, che non mostri le donne come oggetto, che non sia strillata, perché ormai il problema è come faccio a vendere, no? Quando Libero esce con quei titoli vende di più rispetto a quando non esce con quei titoli. E loro sanno che per farsi notare in Italia l'unica possibilità che hanno ormai è essere politicamente scorretti, perché in quel modo noi diremmo ma come si fa, eccetera, eccetera, e gli faremo un favore da un certo punto di vista. Quindi quello che dicevi tu prima, bisogna, e quello che diceva anche Pina, bisogna trovare una maniera ecologicamente corretta, deontologicamente corretta, di imporre un'informazione sana
dove non ci sono fake, non ci sono insulti, non ci sono aggressioni verbali. È impossibile, no? È difficile, sì, si può fare. D'altronde anche Enrico fa questo, Mentana, con il suo progetto Open, la sua pagina, prova a fare questo. Cioè, ci sono Burioni, è vero che si offende con le persone, litiga, però tutto sommato è un uomo che ha studiato per tutta la vita la diffusione dei virus, si permette di parlare di vaccini, mi sembra il minimo, insomma, no, che lo faccia. Il discorso sulla fiducia centrale, cioè discorso non avremo il tempo di affrontare, ma è un po' un discorso filosofico complicatissimo. Ci sono degli studi sociologici sulla perdita della fiducia come elemento fondamentale, Simmel mi pare se ne occupò per primo. La nostra società della post-verità è una società in cui abbiamo perso la fiducia nei confronti delle fonti ufficiali del sapere, perché c'è il complotto. C'è sempre un complotto dietro, quello che non ti hanno mai detto, quello che non vogliono che tu sappia. Tra i libri più venduti al mondo ci sono quelli che dicono tutto quello che non vi hanno mai detto su, perché c'è sempre dietro qualcuno che non vuole che tu sappia qual è la verità. Big Pharma ti impone di usare le medicine, in realtà acqua e limone curano qualsiasi cosa. Quindi se hai una qualsiasi malattia, prendi un bicchiere d'aceto la mattina e stai a posto, no? Purtroppo la perdita della fiducia è una caratteristica fondamentale della società in cui viviamo, in cui molte persone mi insultano o si offendono perché ho messo il titolo di prof sul profilo. Ah, ma già uno che mette prof, scusate, la vita di studio, scusami, mi dispiace tanto, di studio in questo caso, però è nato per differenziarlo dal profilo privato che prof non ce l'ha. Cioè, mettere due prof Guido Saraceni o due Guido Saraceni mi sembrava un po' fare eco. Però voglio dire, c'è questa antipatia nei confronti delle fonti ufficiali di informazione, perché, come diceva giustamente lei, come sa benissimo Pina, penso siamo tutti d'accordo, purtroppo la carta stampata e la televisione un po' di colpa in questo ce l'hanno. Se vai a intervistare il finto rom e lo paghi per dire che lui va a rubare e poi striscia la notizia, eppure lì ci sarebbero cose da dire, no? Ti fa vedere che quello era una persona qualsiasi che hai pagato per fare finta, e allora perché ti devo credere il giorno dopo? Cioè, ovviamente le persone perdono il contatto perché hanno davanti degli esempi. Se a forum, in tutte queste trasmissioni che per un periodo erano presentate come verità, viene fuori invece che sono tutti pagati e recitano un copione, io poi non ci credo più, no? Ovviamente. Quindi ci sono stati tanti casi in cui abbiamo saputo che la notizia era stata sbagliata, gonfiata, recitata, vieni da Barbara D'Urso a piangere, vieni a fare il vicino di casa che dice era tanto una brava persona, ti pago. E allora poi non mi fido più delle fonti ufficiali di informazione. Sono quasi le 5, quindi stiamo diventando pomeriggio 5, visto che hai citato la Barbara D'Urso, siamo nel pomeriggio 5. Io faccio Barbara D'Urso e tu fai non lo so. Basta che mi chiami Chiara Ferragni. Prendela Ferragni. Non so se c'è qualcun altro che voleva. Se non ci sono altre domande, io penso sicuramente non ti offendi, farei iniziare qualche 5 minuti prima i ragazzi, così anche perché hanno questa cosa che devono fare che non lo spero so. Che non si offendano loro, perché io sono costretto ad andare via. No, per io proprio di cuore un applauso al grazie, grazie, siete stati gentilissimi, veramente. È stato, parlo per me, ma vedevo anche l'attenzione dei colleghi, malgrado insomma il pomeriggio, il momento, erano molto molto attenti, le cose che c'è si verranno sicuramente a riflettere. Tanto noi abbiamo il privilegio di averlo qua e quindi possiamo andare a bussare senza problemi, quindi lo sicuramente ti distrutteremo ancora. Grazie a te, è stato un piacere stare con voi, ecco, buon lavoro. Intanto che i ragazzi arrivano, Gustavo mi... Ok, già mi ha capito al volo la regia, cosa devono fare? Ci vediamo. Allora ragazzi, è arrivato anche il preside della vostra facoltà, così fate questo diciamo show direttamente con loro. Allora rimanete, come si dice, sincronizzati, perché arriva l'ultimo momento della giornata molto interessante, cioè l'Instagram per la pubblica amministrazione. Ci sono delle superstar, guarda, presentatevi direttamente voi, così. Allora, 1, 2, 3, 4, io me ne vado perché tanto non devo fare niente, al massimo vi... Allora, prendetevi, guarda, due di questi, così, uno di qua e uno di là,
vi tolgo anche queste cose che non vi va. Allora, aspettiamo un attimo, queste qui e l'altro intanto capiamo, scusami. Allora, questo è qui e dopo può andare. Quest'altro non vi serve e questo. No, 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 certo, metto, la metto, pausa. Allora, io conosco mezzo intervento ed è bellissimo, un altro mezzo no, fantastico. Presentatevi, è una squadra eccezionale. Ok, allora, Gioventù, ben ritrovati. Presentiamo il workshop riguardante il social network Instagram per le pubbliche amministrazioni. Con me ci sono Valeria, Cristiana e Andrea. Siamo studenti dell'Università degli Studi di Teramo e facciamo parte anche del Digital Team. Partiamo dicendo che i social media sono una modalità di comunicazione abbastanza recente. Infatti al momento non esistono procedimenti normativi che regolino l'uso dei social da parte delle pubbliche amministrazioni. L'unico intervento è il Vademecum del 2011, redatto appunto dal Ministero per la Pubblica Amministrazione. L'obiettivo è quello di consegnare delle buone pratiche nell'uso dei social. Uno dei social più importanti di tendenza ormai nel 2019 è appunto Instagram. Andiamo a vedere appunto di cosa si tratta. Allora, Instagram è di proprietà di Facebook e permette la condivisione di fotografie e video attraverso la propria fotocamera o attraverso anche la library. La condivisione può essere integrata con altri social e in questo modo si ha la possibilità di condividere lo stesso contenuto contemporaneamente. Adesso però dobbiamo un attimo ampliare il concetto di condivisione. Ecco, per fare questo avrei bisogno un attimo di tutti voi, che siano studenti, professori o giornalisti. Allora, quando alzerò il braccio destro, le donne dovranno fare ok, facciamo una prova, ok? Ok, avete pranzato? Sì, ripetiamo, le donne... Ok, mi fido. Per gli uomini invece il braccio sinistro, che dovranno fare? Oh, uomini, possiamo fare decisamente meglio. È aperta la mensa dell'università? Sì, ok. Allora, riproviamo. Donne. Già va meglio. Uomini. Ok, prova generale, l'ultima volta. Donne. Uomini. Ecco, perché tutto ciò? Non sono pazzo, non vi preoccupate. Allora, senza conoscerci, siamo riusciti a condividere un qualcosa, chiamiamolo così, che come esattamente nei social. Noi nei social andiamo a commentare, condividere, postare, linkare
fare dirette con persone che conosciamo e non, e con persone che potremmo conoscere in un futuro. Esattamente come le PA, che noi andiamo a notare che quella PA ha appunto una pagina Instagram. Ecco perché per il settore pubblico è un importante cambiamento, perché c'è la concreta possibilità di fare di più nella comunicazione. Grazie ad nuove piattaforme, che siano imprese o PA appunto, il segreto è sempre lo stesso, ovvero quello di restare al passo con i tempi. I numeri di Instagram sono incredibili, è il social con il maggior tasso di crescita. Dalle analisi infatti portate dal We Are Social e Hootsuite, gli utenti attivi mensili nel mese in Italia sono ben 19 milioni e pensate che nel mondo sono addirittura 1 miliardo. L'80% degli Instagrammers segue appunto un profilo che rappresenta un'azienda. Da questo emerge che finalmente gli italiani si stanno muovendo verso sempre di più una linea ben precisa, e di conseguenza l'atteggiamento delle pubbliche amministrazioni non può variare. Occorre parlare quindi di cittadini nel luogo dove questi si trovano, ovvero nelle piazze virtuali, e bisogna anche avere un'interazione one to one ove è possibile. Per una pubblica amministrazione, scegliere di approdare sui social media può essere una scelta molto risolutiva. La parola chiave è comunicazione visiva. Perché? Perché attraverso questo tipo di comunicazione è più facile raggiungere i cittadini e renderli partecipi della vita pubblica, incentivando così anche il turismo. Adesso però bisogna capire perché una pubblica amministrazione deve aprire un profilo Instagram, e ce lo spiega appunto la nostra Cristiana. Allora, i motivi per cui una pubblica amministrazione può decidere di aprire un profilo Instagram sono diversi. Innanzitutto, Instagram è un social network totalmente gratuito e ci permette sia di raggiungere una vassissima gamma di popolazione, soprattutto giovanile, ma abbiamo visto che comunque c'è, anche se in una minima percentuale, gli iscritti superano i 65 anni, ma soprattutto è veloce e si possono monitorare i feedback in maniera molto efficace immediatamente, perché sia attraverso commenti, sia nel momento in cui decidiamo di aprire una pagina, accediamo a dei contenuti di analytics. Ma le motivazioni possono essere altre. Innanzitutto quello di informare, come dicevo prima, qual è il modo migliore per raggiungere i cittadini, la popolazione, i nostri utenti, se non aprendo quella che può essere una pagina social, in questo caso su Instagram. In questo modo la pubblica amministrazione si mette effettivamente nello stesso luogo del cittadino, ovvero su quelle cosiddette piazze virtuali dove loro si trovano quotidianamente, alle quali accedono in maniera immediata e diretta attraverso uno smartphone, tante volte anche attraverso PC. Un'altra delle motivazioni possono essere quella di gestione di avvisi o di emergenze. In questo caso dobbiamo essere più celeri, dobbiamo sapere quello che stiamo dicendo. Ovviamente la gestione in questi casi, nello specifico delle emergenze, varia da occasione ad occasione, e non per portare mulino, diciamo, tirare acqua al nostro mulino, ma per esempio, lo dico perché è una situazione che ho vissuto, ma durante il terremoto del 2017 io, benché fuori sede, abito a 80 km da qui, quindi ho potuto prendere un telefono e chiamare i miei genitori e farmi venire a riprendere per tornare a casa dopo il terremoto, mentre altri studenti fuori sede, per esempio la mia coinquilina, avevano paura di rimanere a casa, e attraverso i social media, che siano stati Facebook o Instagram dell'università, hanno saputo subito, prima che per esempio mio padre arrivasse a Teramo, dove poter passare la notte. Oppure, come hanno detto questa mattina Nicolas e Sherwin, per esempio per l'emergenza neve, sui social della provincia comunque c'erano la mappatura delle strade, di dove c'erano interruzioni delle strade, e quindi hanno facilitato in questo modo la viabilità. Possiamo aprire un profilo Instagram per fare dello storytelling, perché
utilizzando questo social media, soprattutto le immagini, che siano infografiche, che siano foto, che siano video, che, o anche semplicemente delle storie, riusciamo a tirare verso di noi un senso di appartenenza da parte dell'utente, da parte del cittadino. E questo è un modo per avvicinarlo alla vita quotidiana della città o comunque a quelle che sono le attività proposte da una pubblica amministrazione. Anche per esempio, non so, in un ASL, quando ci sono, per esempio, non so, tipo, c'è necessità di sangue in alcune occasioni, comunque ci sono delle attività particolari, delle conferenze, il cittadino attraverso questi social si può avvicinare a queste attività. E questo si collega perfettamente a quello che è l'ultimo punto, che è appunto il turismo. In questo caso noi sponsorizziamo la nostra città o il nostro territorio sia per i nostri cittadini, ma soprattutto per i cittadini esteri, perché se io decido di andare a fare passare una settimana della mia estate o prendermi un break durante le lezioni e decido di andare in una specifica città, la prima cosa che faccio è andare su Instagram, vedere le foto, vedere i feedback che danno gli altri turisti o comunque quello che propone lo stesso luogo, lo stesso ente. Ma per fare tutto questo c'è bisogno di una cosa fondamentale, che è la strategia. Bisogna pianificare, deve essere la pianificazione deve essere rigida, bisogna rispettarla assolutamente, anche perché in questo modo noi fidelizziamo il nostro utente. Perché se qualcuno sa che noi ogni giorno, per esempio, facciamo delle rubriche, e quindi se sa che io il giovedì posto gli scorci più belli dell'Abruzzo, so anche dove andare a ricercarlo, quando cercarlo, so cosa aspettarmi. Questo ovviamente la strategia ha come base quella della buona condivisione, perché è quello che non ci dobbiamo mai dimenticare, da parte, nel senso, dal punto di vista di un social media manager, comunque di chi cura la comunicazione di una determinata pubblica amministrazione, è che comunque non stiamo parlando del nostro profilo privato e quindi noi parliamo per conto di un'istituzione, e ci sono dei canoni e dei codici che bisogna utilizzare quotidianamente. Allora, proprio per continuare il discorso di Cristiana, noi abbiamo chiamato questa slide must have, per restare in tema con il gergo di Instagram, e abbiamo elencato una serie di fattori che noi riteniamo fondamentali per un profilo Instagram per una pubblica amministrazione che sia qualitativamente superiore rispetto ad altri. Prima, innanzitutto, il piano editoriale, come stava già dicendo Cristiana. Un profilo che si rispetti, anche il nostro, delle nostre pagine comunque social dell'università, ha un piano editoriale che è necessario e deve essere organizzato a monte, in modo da avere sempre content da pubblicare senza trovarsi comunque in difficoltà per quanto riguarda una giornata o un determinato periodo. Ovviamente è possibile che ci siano delle emergenze e questo piano vada modificato, ma è sempre buono avere una base a monte. Seconda cosa, database fotografico e video. Abbiamo visto che Instagram è comunque un social totalmente visuale, quindi in mancanza di foto e in mancanza di video, cosa postiamo sulla pagina? E non sempre è facile reperire immagini al momento, quindi un buon database è sempre da tenere a portata di mano. Profilo aziendale. Allora, il profilo aziendale è un profilo che si può fare tranquillamente su Instagram. Chiunque può farlo, ma in questo caso per una pubblica amministrazione è fondamentale secondo noi, in quanto è possibile controllare le insights della propria pagina, e quindi alcune tra queste si possono controllare le visite sul profilo, le interazioni, il tipo di pubblico che accede alla pagina, e questo dà ulteriori informazioni su cosa postare e quando, perché ad esempio anche noi ragazzi, quando postiamo una semplice foto, decidiamo di postarla magari alle 12:30 piuttosto che all'1, perché sappiamo che è la fascia oraria in cui il nostro pubblico ci guarda di più, e per una PA penso che sia fondamentale questo.
Ulteriore cosa, verifica e collegamento barra collegamento a sito web ufficiale. Allora, domani sicuramente i miei colleghi parleranno meglio della verifica della famosa spunta blu che tutti vogliamo avere. Per quanto riguarda Instagram, in realtà è possibile fare richiesta, fornire un documento e poi Instagram verifica la domanda. Molto spesso però, purtroppo, a differenza di Facebook, Instagram non concede la meravigliosa spunta blu. Come ovviare a questo problema? Noi abbiamo visto molti profili social di pubbliche amministrazioni che non linkano il sito web ufficiale, cosa sbagliatissima, perché io posso creare 20 profili del comune di Pescara e non so quale è quello vero. Quindi per ovviare a questo problema bisogna collincare il sito ufficiale del nostro comune e soprattutto sulla pagina del comune linkare il profilo Instagram in modo che io posso verificare che è effettivamente quello. Bio aggiornata. Innanzitutto, che cos'è la bio? È una biografia di massimo 150 caratteri che noi riteniamo importante in quanto presentarsi in maniera corretta a una persona che accede al nostro profilo per la prima volta è come una prima impressione fondamentale e quindi deve essere comunque esaustiva e deve contenere informazioni che sono, ad esempio, l'hashtag. Che cos'è l'hashtag? È il famoso cancelletto che c'era prima sul telefono di mia nonna, mi ricordo. E adesso lo utilizziamo per connetterci anche per connetterci con altri utenti. Una buona pubblica amministrazione, un buon profilo di una pubblica amministrazione dovrebbe secondo noi avere un hashtag comune a cui tutti gli utenti possono accedere, che possono utilizzare e che in questo modo venga a creare innanzitutto un senso di community, perché se io riesco a twittare ad esempio sull'hashtag Unite, mi sento che faccio parte comunque di quel tipo di profilo, di quel tipo di comunità. E un'altra cosa importante, la geolocalizzazione, che comunque ci permette di ricercare più facilmente delle immagini di un luogo. Queste due cose che noi abbiamo scritto, hashtag e geolocalizzazione, forniscono un vantaggio in più in quanto chiunque gestisce la pagina, comunque, la pagina della nostra pubblica amministrazione possono andare sia su hashtag che geolocalizzazione e vedere cosa gli utenti che interagiscono con noi postano, in modo da avere un database fotografico che non è soltanto nostro ma che è anche dei cittadini e comunque dei nostri visitatori, dei nostri turisti. Ultima cosa, caption adeguata. Ovviamente Instagram, essendo basato tutto sulle immagini, è vero che ha una caption, ma comunque non può essere una caption lunghissima o spropositata, altrimenti comunque è più possibile che viene ignorata. Ovviamente le informazioni devono essere inserite in modo corretto e gli hashtag che vanno inseriti nella caption non devono superare quantità, diciamo, non più di 5, massimo 7 hashtag. Traduzione in inglese, siccome noi abbiamo parlato di turismo come una delle funzioni che possono avere questi profili, traduzione in inglese mi sembra fondamentale in quanto se io sono appunto una persona che comunque non parla italiano, inglese, lingua internazionale, ci permette di accedere al profilo di Chieti, di Pescara, di Tagliacozzo senza dover richiedere comunque un grande sforzo. E secondo noi è più importante scriverlo direttamente nella caption piuttosto che fare una traduzione automatica, perché la traduzione automatica di Google Traduttore non è mai adeguata. Allora, abbiamo portato ovviamente anche alcuni esempi per farvi vedere cosa intendiamo noi in questo caso. Allora, per quanto riguarda il comune di Avezzano, come possiamo vedere, non so se si vede benissimo in realtà, allora la caption in realtà è fatta bene ma potrebbe essere migliorata, nel senso il collegamento al sito ufficiale c'è, abbiamo controllato, c'è anche sul sito ufficiale. C'è questa bellissima cosa qui, una città bella da vivere, che è carina, ma comunque, e c'è l'hashtag comune di Avezzano che può essere utilizzato dagli utenti, quindi è una cosa buona.
può essere allungata, nel senso che possono essere inserite più informazioni, ad esempio qua c'è soltanto l'email, possono essere inserite magari le indicazioni su come raggiungere il luogo. Abbiamo preso ad esempio uno dei post pubblicati dal comune di Avezzano, in quanto l'infografica utilizzata per le ultime elezioni è molto carina, ma allo stesso tempo non so se voi riuscite a leggere quello che c'è scritto. Qualcuno riesce a leggere? Non so se, e vi garantisco che non è colpa del nostro schermo, ma purtroppo anche se l'infografica è carina e attira l'attenzione, la caption, il tipo di font utilizzato non è funzionale al nostro tipo di informazione che vogliamo dare. Poi, Comune di Tagliacozzo, che è stato nominato anche questa mattina per una delle pagine Instagram più belle, posso confermare perché attraverso comunque delle immagini fanno uno storytelling meraviglioso del loro paese. Purtroppo qui si vede poco, io vi consiglio di andarlo a vedere tutti quanti sui vostri smartphone. Le immagini sono bellissime e utilizzano, ci sono delle locandine che vengono utilizzate per dare info. In realtà in mezzo a questo storytelling d'immagine cozzano un po', nel senso che non risaltano, e quindi sarebbe utilizzare piuttosto che la locandina magari un'infografica. Per vedere qui la bio, vediamo, hanno comunque gli hashtag come abbiamo detto noi, hanno l'opzione call, email e directions come avevo detto prima per il comune di Avezzano che mancavano, sono collegati al sito ufficiale, quindi in realtà tutto bellissimo anche per questo profilo. Ok, questa è la nostra chicca, il comune di Casalanguina, abitanti 911, utilizzano Instagram in una maniera sia bella che brutta, diciamo. Per quanto riguarda l'avviso che vediamo qui, perfetto, infografica chiara, nella caption adeguatissima, ci sono poche informazioni ma comunque facilmente fruibili. Più avanti vediamo che hanno utilizzato uno screenshot da Facebook, cosa che in realtà noi sconsigliamo tantissimo, perché è molto più carino avere un'infografica che attira l'attenzione piuttosto che un semplice copia e incolla da un altro social. Capisco che se c'è poco personale all'interno di un'amministrazione questo è difficile da fare, ma siccome è già stato fatto in questo profilo, penso che sia giusto farlo sempre, anche perché è molto difficile che una persona si metta a leggere un'immagine del genere piuttosto che un'infografica più semplice. Per quanto riguarda sempre questo comune, ecco a voi la chicca, essendo loro appunto abitanti 911, hanno deciso di postare questa bellissima infografica per raccontare la storia di uno dei loro abitanti, e qui si celebra la festa di pensionamento del dottor Rocco Palmitesta. Ecco, questo è un buon modo secondo noi di fare storytelling del paese. Se il paese comunque di cui vi occupate è un paese che magari è piccolo, ristretto, offre poche possibilità di argomenti da postare su Instagram, perché non incentrare il vostro profilo su uno degli abitanti? In questo modo si crea un senso di community all'interno del paese stesso, ma fa vedere l'importanza che il comune dà ai propri cittadini. E secondo noi questo, dopo aver visto veramente tantissimi profili su Instagram, è una delle cose che ci è saltate più all'occhio, perché veramente in pochi, e ti dico solo questi, di quelli che ho notato io, fanno una cosa del genere. Menzioni uno sguardo agli altri comuni d'Italia, perché adesso eravamo ancora in Abruzzo. Il comune di Reggio Emilia utilizza l'hashtag Buongiorno Re, che è simpaticissimo, in tutti i loro post, creando così il senso di community. Soprattutto attraverso l'hashtag Buongiorno Re, loro decidono di ripostare periodicamente foto dei loro follower, o comunque di quelli che utilizzano l'hashtag, e in questo modo comunque si crea meno, cioè si allevia un po' di peso sulle spalle su chi gestisce il profilo, perché avendo già un format preparato di immagine deve soltanto scorrere tra l'hashtag e ripostare, e così diventa anche più semplice gestire il profilo. In più si dà più spazio agli utenti. Ultimo comune di Treviso, anche qui uno storytelling fatto per immagini molto bello, infografica fatta benissimo con informazioni, tutte le informazioni possibili ed immaginabili nella caption, utilizzando
emoji, come l'ho detto anche stamattina, che rendono anche più divertente il contenuto agli occhi. La nostra mascotte. Io ringrazio ancora i ragazzi, anche loro hanno fatto un lavoro eccellente. E vi saluto, per chi c'è domani ci vediamo domani, altrimenti c'è sempre lo streaming. Grazie, grazie mille a tutti, vi ringrazio.